Salve amici di Angolo Bonsai, io sono Matteo e vi do il benvenuto. Come anticipato, quest'oggi parlerò di un aspetto che potrebbe sembrare banale, ma è cruciale per la cura dei nostri bonsai. Parliamo dell'innaffiatura, quindi come bagnare i nostri alberelli in vaso. Come saprete, ovviamente, i bonsai sono alberi veri e propri e quindi hanno bisogno fondamentalmente di tre cose: nutrimento, luce e ovviamente acqua. Sfatiamo subito un mito. Un bonsai, diversamente da alcune credenze, non è vero che ha bisogno di poca acqua, anzi ha bisogno della giusta quantità di acqua per sopravvivere e anzi continuare a crescere. Anzi è opportuno innaffiare il terriccio in maniera che questo non secchi mai. Infatti è importante evitare che il terriccio si asciughi del tutto e anzi è importante che rimanga almeno un pochettino umido. In questo modo potete anche gestirvi sul quanto e quanto annaffiare il vostro bonsai. Io personalmente li bagno nella stagione estiva, primaverile, autunnale, più o meno ogni giorno, anche in estate, anche due volte al giorno, mattina e sera. Un'altra cosa che per prime molte persone con le quali ho avuto modo di parlare è: quale acqua utilizzare? Sicuramente molti pensano che si debba unicamente utilizzare e raccogliere l'acqua piovana. Quindi quale acqua utilizzare? Acqua di rubinetto o l'acqua piovana? La risposta è: perché non entrambi? Io consiglio sicuramente di lasciare i vostri bonsai all'aperto in maniera che prendano la pioggia e che si bagnino in maniera adeguata, in modo totalmente naturale, e nei momenti in cui questi avranno bisogno sicuramente di acqua, ma non piove, gli darete l'acqua di rubinetto. Uno dei problemi sicuramente che potrebbero preoccupare potrebbe essere la presenza di cloro nell'acqua di rubinetto, ma vi posso garantire che non c'è nulla da temere. E anche bonsaisti molto più esperti di me, professionisti di una certa rilevanza, non hanno riscontrato problemi di clorosi per le loro piante. E un altro aspetto molto importante poi è l'utilizzo di un terriccio specifico per i bonsai, ben drenante, in maniera che si trattenga solo l'acqua di cui c'è bisogno e l'acqua in eccesso ovviamente se ne vada attraverso i fori del drenaggio del vostro vaso. Infatti è importante evitare che l'acqua ristagni, così da evitare marciume radicale e la comparsa di patologie, in particolare fungine, che potrebbero portare l'albero inesorabilmente verso la morte, purtroppo. Ora vi faccio vedere. Bagnate abbondantemente il terriccio. Vedete? L'acqua in eccesso drena attraverso il terriccio fino ai fori di drenaggio sotto il vaso. Un altro motivo per cui è importante bagnare abbondantemente i vostri bonsai è per fare in modo che il concime che voi spargete, e come potete vedere anche su questa picea è sparso sulla superficie del terriccio, passi attraverso il terriccio e arrivi all'apparato radicale, così da poter essere assorbito e nutrire la vostra pianta. Per questo video sicuramente è tutto, quindi io a nome di Angolo Bonsai vi ringrazio e vi saluto. Al prossimo video, ciao!